Apriamo una pagina sportiva dal decreto sull'autonomia del CONI alla Coppa Italia, ma insomma teniamo alto ovviamente il testa a testa tra Lukaku e Ibrahimovic ieri sera. È stato un momento, diciamo, di vera tensione, e vogliamo subito chiedere un commento a un gentiluomo del giornalismo sportivo, il direttore del Corriere dello Sport Stadio, Ivan Zazzaroni. Ivan, buona giornata a te, benvenuto. Ciao, buongiorno, grazie per il gentiluomo, ma non sono un gentiluomo. Rifiuta questa etichetta. Rifiuti, diciamo, questa via, sì, definizione, lo trovo, Ivan. Lo trovo quasi offensivo. Ah, veramente? Sì, davvero. Io sono un disgraziato. Va bene, allora, dal disgraziato Ivan Zazzaroni, cosciente di esserlo, quindi insomma ce lo sta raccontando, no? Va bene, okay. No, ma andiamo. Ci mancherebbe. Allora... No, non è che me lo sto raccontando, me lo raccontano gli altri, scusa. Ah, ok, è una definizione che le hanno attribuito. Va bene, Ivan, prenditi sto complimento e portalo a casa. Andiamo al commento, dai. Veniamo al commento. Il Corriere dello Sport fa un titolo molto duro su quanto accaduto ieri tra Ibrahimovic e Lukaku, titolo "Vergogna". E beh, partiamo da qui. Beh, molto duro. Beh, voglio dire, avete visto la scena? Secondo voi è una scena divertente, piacevole, spettacolare? È chiaro che ha catturato l'attenzione della gente, perché quando c'è una, è come in trasmissione, quando c'è il tono alto la gente si ferma, no? Però ho trovato veramente disgustosa come scena. Io non, è sport, è calcio, e quando arrivi a offese di questo livello, soprattutto a immagini di questo livello, chiaramente non ne faccio una questione moralistica, perché sono tutt'altro che un moralista, però non è tutta una cosa bella, francamente. Sì, sicuramente anche per le frasi che si sono poi scambiati, il labiale certamente le ha rese evidenti. Senti, secondo te qual era, Ivan, davvero la rabbia? Che cosa ha provocato la rabbia di questi due giocatori? Beh, no, sono due leader fondamentalmente. Uno, diciamo, riconosciuto, che è Ibra, che è andato in difesa dei calciatori. Poi c'erano sicuramente qualcosa del passato quando hanno giocato insieme nel Manchester United, perché quando lui fa il discorso del rito voodoo, nello United lui arrivò, Lukaku arrivò allo United dopo, si dice, un rito voodoo della madre, e Ibra gli consegnò la maglia numero 9, quindi chiaramente c'è il progresso, diciamo, non c'è una grande simpatia, e poi ci mette il derby, ci mette Inter Milan, ma soprattutto la reazione di Lukaku, che di solito è un buono, è un gigante buono, invece ha avuto una reazione molto energica, anche scomposta e, diciamo, altrettanto maleducata, no? Ho letto che Conte era contento perché l'ha visto particolarmente dentro la partita, quindi ha detto: sono contento se ogni tanto reagisce in questo modo, se ogni tanto abbandona i panni del gigante buono e diventa leader. È uno scontro fra due grosse personalità, ecco, però è uno scontro molto acceso e poco divertente. Senti Ivan, diciamoci la verità, nel testa a testa, che non è stato fisico ma è stato di altro genere, più dialettico, tra il presidente del CONI e il ministro dello sport Spadafora, diciamo che in zona Cesarini ha vinto Malagò ieri con il Consiglio dei Ministri, che ha messo all'ordine del giorno l'autonomia del CONI. Però più in generale io ti voglio chiedere una riflessione come questo governo si è occupato dello sport, perché c'era una riforma che era stata messa in campo, che non è passata, non è stata condivisa da gran parte dei soggetti che lavorano nel campo sportivo. Qual è la tua analisi? Per la verità, prima era stato Giorgetti, Lega, a entrare a piedi uniti sul CONI, sulla distribuzione del denaro pubblico, e poi si è unito in seguito naturalmente Spadafora come ministro con la delega allo sport. È stato un testa a testa assolutamente prevedibile e assolutamente inutile, che però credo che possa aprire una discussione appunto su quello che è il tema fondamentale, cioè la distribuzione dei soldi pubblici. Perché se tu hai letto quello che ha detto anche, perché c'è una fronda interna al CONI, ma questo è evidente, l'abbiamo capito tutti, di alcuni presidenti che non sono a favore di Malagò. Si parla di laicrazia, cioè di governo delle carezze fondamentalmente da parte di Malagò, che è un uomo di grandi relazioni. E Malagò ha lavorato molto bene dal punto di vista politico, perché ha fatto intervenire Bach, ha fatto pressioni su Bach e ha ottenuto quello che voleva, cioè l'autonomia dello sport. L'autonomia dello sport è fondamentale, è importantissima, però bisogna certamente avere anche una forma di controllo nei confronti appunto della distribuzione del denaro, che è tutto lì il punto, cioè questi 400 passa milioni come vengono distribuiti. Quindi è chiaro che ci sono delle federazioni che desidererebbero essere magari, non dico privilegiate, ma comunque trattate come altre,
E mentre dall'altra parte il governo, prima con la Lega e poi con il Movimento 5 Stelle, diceva no, no, siamo noi che dobbiamo intervenire, essendo soldi pubblici dobbiamo noi determinare dove devono essere destinati. Poi Spadafora ci ha messo, che rientra tra i miei antipatizzanti numero uno, numero due, numero tre, perché ha fatto un discorso assolutamente fuori luogo, è assolutamente populista, ha detto no, diamo lo sport di base, cazzate, le solite cazzate che si raccontano. Ivan Zazzaroni, da qui la definizione com'era? Com'è che la chiamano? Non la ricordo più. Non era ribelle, era qualcosa di simile. No, disgraziato. Grazie al direttore del Corriere dello Sport Stadio, Ivan Zazzaroni, che insomma non ama certe definizioni.